Domenico Marchio, dopo qualche piccolo intoppo allo slalom di Cellara, terzo nell'RS 1004 molto combattuta e molto numerosa. E che dire, sono molto contento nonostante ciò, una classe molto combattuta, sì. Dopo la toccata di Cellara abbiamo rimesso a posto la macchina, sembra che l'abbiamo allineata bene, ma oggi non l'abbiamo spuntata. Si poteva fare di meglio, ma ho avuto un piccolo problema, la ricognizione ero primo. Però alla prima manche non sono riuscito a partire, proprio alla linea di partenza mi sono subito dovuto ritirare per noie meccaniche. Siamo riusciti a risistemarla, ma non sono riuscito a prendere la linea giusta per poter vincere. Mi complimento con Santo Palermo. Che dire, molto bello, diventa ancora più stuzzicante la cosa, perché non si può sempre vincere. Comunque nonostante ciò sono terzo e va bene così, ci vediamo alla prossima, cerchiamo di spuntarla per la prossima. Saluto tutti e un particolare ringraziamento va a Saverio Scerbo che ha messo a posto la macchina dopo la toccata di Cellara, ci ha dedicato veramente anima e cuore. Grazie Saverio, oggi la vittoria l'avrei dedicata veramente a lui, ma non ce l'ho fatta, la rifaremo la prossima volta. Un abbraccio a tutti quanti, alla prossima, ciao.
Sempre RS, però passiamo alla cilindrata 1004. Terzo classificato della New Generation, Domenico Marchio. Secondo classificato del Cosenza Corsa, la sua prima gara, Carmine Pappa. Primo classificato, e qua veramente ci vuole una ola, del Cosenza Corse su Peugeot 106 Rally, Santo Palermo. In attesa di accasarsi con la scuderia. Signori, questa è l'RS 1004.